E nel rito ormai un po' stanco del primo maggio torinese, oggi si sono verificati due fatti nuovi, uno positivo, l'altro molto negativo. Quello positivo è la presenza quest'anno nel corteo di una realtà come la lista Tsipras, preceduta dalla straordinaria animazione curata dal gruppo di Piero Gilardi dell'Arte Povera, quel planisfero che schiaccia i pipistrelli della crisi, l'austerità, il fiscal compact, e con quel raggruppamento di bandiere e di persone unitario, solare, direi persino affettuoso. Il fatto negativo è stata l'aggressività che ha costellato tutto lo svolgimento della manifestazione, della polizia, nervosissima a due giorni da quell'ignobile assemblea che applaudì gli assassini di Aldo Vandi. Si pensava che il governo gli mettesse le redini, evidentemente gli è andato via libera e hanno ripetutamente aggredito il corteo, persino in via Roma, persino all'ingresso con piazza San Carlo. Non era mai avvenuto nella storia del primo maggio a Torino che il corteo venisse spezzato in quel modo, le persone indiscriminatamente manganellate, solo perché si voleva impedire al secondo spezzone del corteo, quello che in particolare conteneva i NOTAV e i centri sociali, di entrare nella piazza dopo che vi era entrato il PD, che evidentemente viene considerato il padrone della città. Tutto questo io credo che sia inaccettabile.